Però tu non pensi di essere entrato però un pochino in contraddizione con il fatto di essere stato presente allo stadio San Siro con Jax e Ferriz? Allora, ti spiego, dunque, sì, per la gente sì, a parte che ti devo dire una roba di questo. Allora, in realtà ti spiego, io non ho niente contro, anzi, guarda, ti dirò, comunque, io ho sempre detto una cosa e comunque continuo a pensarla, che comunque io ammiro chi ha successo, chi riesce, anch'io, capisci? Sì. Quindi anche Gigi D'Alessio, capito? Sì, condivido. A parte che spaccano i primi pezzi di Gigi D'Alessio. Non sono mia caso. Ecco, cioè, sì. Comunque, questa è una cosa da hater, una cosa da mediocre, dire no, quello, poi ti fa cagare, non è che, ecco, non è giusto dover dire ah, bravo, bello, bravo, però per quella cosa lì, quindi, per carità, anche la roba di Fede è stato divertente fare quelle cose lì, però ognuno fa, innegabilmente è un genio nel suo ambito e una personalità, cioè una persona particolare che è riuscito, bla bla bla. Per carità, con Ax c'è di più, comunque una persona che conosco da anni, sì. da quando sono proprio piccolino intendo 13-14 anni, ed è stato veramente uno dei miei tre fonti di ispirazione in assoluto, capisci? Perché oltre come rap, capito, per me era proprio un sogno, ecco, vedi quello che, cioè io quando ero piccolo vedevo Ax che stava con la velina, guardato la tua sedica, adesso fa ridere qua, con le tute di polo, cioè era, dicevo, cazzo, vedi, capito, che mito, sì. Non so se mi spiego, sì. E poi conosco la sua famiglia, lui conosceva mio padre, cioè comunque una persona con cui, capisci, poi bene o male, quindi principalmente era la cosa tra me e lui, che, capito, era un'amicizia così, giustamente lui fa, guarda, chiudiamo sto cerchio, facciamo questa cosa, io l'ho fatto con piacere, ringrazio tuttora di essere andato là e tutto quanto. Sai che io ho avuto... Poi ti volevo dire, poi sai, in tutta questa cosa di critica, no, molta gente dice, ah, no, però sei andato là, alcuni detrattori loro, no, poi sai, il mondo del rap, no, tutti dicono che loro sono una merda, così. Ma tu sai che quando sono andato là è stata la volta in assoluto di tutta la mia vita, la mia carriera, in cui ho ricevuto più messaggi da belle fighe, personaggi televisivi, fighe di Instagram, gente, erano tutti a vedere quel concerto, cioè prima dicono a me, come dici, ti ricordi Berlusconi, ma che schifo, Berlusconi è un uomo di merda, e poi però io non l'ho votato, no, invece l'hai votato, perché lì uguale, no, Fede, Zax e merda, tutti al concerto. E niente, quindi vabbè, è andata bene così, abbiamo chiuso un cerchio e per in futuro potrai sicuramente andare studio con Ax. Ecco, io ho avuto da fan il timore che ci fosse anche il fit del no, no, non c'è. Il timore del fit con Ax e Fedez. Sì, dentro nel disco, ho avuto un attimo questo. No, addirittura. No, ma non per altro, io lo dico senza problemi, perché, cioè, secondo me non è una loro scelta. È una scelta artistica, musicale, che è veramente lontanissima da me, capito?